Ciao a tutti, io Valentina Vandilli, siamo in un nuovo appuntamento di interviste LinkedIn e oggi con noi c'è Carlo Filippo Follis, ex imprenditore, che ci parlerà di un argomento veramente interessante, quindi del suo libro e dell'argomento legato all'imprenditoria e la disabilità. Ciao Carlo, grazie di essere qui. Ciao Valentina, ciao a tutti, un saluto a tutti. Senti Carlo, ci vuoi raccontare la tua storia di imprenditore? Io ti ho conosciuto su LinkedIn, quindi sono molto contenta di questo perché ci ha dato questa grandissima possibilità di parlare a tutti di questo argomento, come dire, spesso trattato da persone che non vivono la realtà. E invece io sinceramente ho voluto dare voce, almeno per quello che posso sui miei canali, a chi la vive, a chi ha avuto un passaggio, no? Anche di vita particolare e chi è imprenditore. Quindi raccontaci il tuo libro, raccontaci la tua storia. Allora, io nasco il 25 febbraio del 1963 e nasco immediatamente disabile, quindi vivo una condizione di disabilità da tutta la vita. Studio, cresco e inserisco anche in ambito lavorativo. Come amo dire io, mi prendo beffa dei miti e conseguo delle mete importanti, divento commerciante, anni dopo diventerò produttore di linee modellistiche e poi anche editore. La disabilità non mi ha mai fermato, anzi è stata probabilmente uno strumento per capire il mondo della disabilità nei vari ambiti che io stesso ho vissuto. Il libro Riprogettiamo il Dimondo nasce dalla volontà di scrivere, dopo 55 anni di vita, tutto quello che andrebbe cambiato affinché chi si trova nella condizione di disabile possa operare al meglio e con più equità. Bene, il tuo libro, spiegaci, a chi si rivolge e quale problema vuole risolvere. Allora, il libro si rivolge a tutti. Non è un libro per disabili, è un libro per tutti, anche perché il suo sottotitolo è esplicito: tuteliamo il futuro di disabili e di tutti coloro che potrebbero diventarlo. La disabilità non è la disabilità, io amo definirla come un evento storico. Quando capita, capita, può cogliere tutti impreparati in qualunque momento della vita. L'altro giorno vi racconto un aneddoto, potete anche verificarlo sul mio profilo Facebook. Ho condiviso un bel video fatto di immagini che raccontava la vita di Lamberto Sposini. Sovente ci dimentichiamo di quelle figure che per anni ci hanno tenuto compagnia in video, sui giornali o in mille altri ambiti, e poi dall'oggi al domani spariscono perché magari aggrediti da un evento che li rende disabili. Il libro racconta di come rivedere tutta una serie di realtà, un'ultima, quella lavorativa, per rendere l'attuale mondo molto più fruibile, ma anche a livello operativo, da chi potrebbe essere o diventare disabile. Sì, io ti faccio un esempio personale. Mi ricordo che ho avuto un incidente stradale in cui avevo una gamba fuori uso e comunque dovevo andare al lavoro. Io sono di Roma, abitavo a Roma e lì mi sono accorta veramente di cosa significasse anche solo avere un
un piede rotto o lussato in una grande città, ma come potrebbe essere una qualsiasi città italiana. Vivi in quel momento di disabilità perché non puoi effettivamente camminare da sola, non puoi fare delle cose, cioè sei in qualche modo, no? Hai Esatto. bisogno degli altri, e quel Esatto. momento ti insegna a capire che o una città è fatta a misura o non è fatta a misura, o che comunque tu hai bisogno degli altri. E questo credo che sia un concetto fondamentale, cioè la disabilità, molte persone prendono e girano, voltano pagina, avranno chiuso questo video perché dicono, ah no, porta sfiga. Sai quante persone ho sentito che dicono, ah no, lui vuole parlare, o lei vuole parlare della disabilità, di chi ci diventerà, ma quale porta sfiga? La disabilità. Per un, appunto, un problema può essere un incidente stradale, può darsi una malattia temporanea. Quindi la Esatto, disabilità fa parte della vita di tutti, non di alcuni. tant'è che io sono probabilmente ritenuto uno di quelli che portano fire, perché io da anni porto un messaggio che è quello di dire: signore, pensate come potreste vivere da disabile, ma non perché io vi auguro di diventarlo, perché solo un folle potrebbe augurare una condizione tanto limitante ad un suo vicino, ad un suo simile. Ma perché pensare alla disabilità sì, vuol dire innescare dei procedimenti mentali per cui tutto lo si realizza e lo si pensa in funzione di necessità collettive. Faccio un esempio pratico. Io vivo i miei limiti, che sono sicuramente pesanti, ma chi oggi ha 80 anni e magari vive una vecchiaia meno confortevole di un suo coetaneo, vive molti dei limiti che io ho da tutta la vita. Io oggi ho 80 anni, verso la seconda metà degli anni 70, anni 80, era nel pieno della carriera lavorativa. Quindi perché in quegli anni ingegneri, architetti, ogni forma di professionalità non ha contribuito ad immaginare un futuro italiano più usabile per chi ha dei limiti strutturali, fisici? Ricordiamo che la disabilità non è un gusto, non è una tendenza, non è una cosa che sposi oggi e lasci domani. Se ce l'hai, la vivi o in maniera transitoria, come raccontavi tu prima, perché ti capita di avere un incidente che poi si risolve, o in maniera continuativa per tutta la vita. Quindi essere progettuale, di essere risolutivi è obbligatorio. Quando io sento parlare in TV di barriere architettoniche, mi vengono i brividi, perché sono stanco di sentire parlare di un problema, ma che non è più un problema, ma è la normalità. Quindi non parliamone più. Mentre invece bisognerebbe parlare di quei problemi immediatamente risolvibili. Vuoi che ti faccio sorridere, così sdrammatizziamo un po'? Prima di Natale tutti noi fanno le spese nell'ambito del Black Friday, perché c'è da risparmiare, perché facciamo i regali di Natale cercando di risparmiare qualche cosina. Bene.
Dopo 25 anni di internet, dopo più di 20 anni di new economy, il mondo dell'e-commerce non è preparato per vendere al disabile quegli oggetti su cui ha diritto ad una riduzione IVA da quella corrente a quella ridotta, generalmente del 4%. Mi spiego meglio. Se io vado su eBay dove c'è un venditore che propone l'iPhone X scontatissimo, no, non posso cliccare e acquistare con IVA al 4. Devo prima chiedere, ma nella maggior parte dei casi mi viene detto no, noi queste agevolazioni non le applichiamo. Ma non è un'agevolazione, è una legge. Quindi tu, come esercente che ti rivolgi al pubblico, al consumatore, sei tenuto ad applicare quell'IVA a fronte di documenti che io ti offro. Nel libro parlo di questo come un esempio di estrema assurdità e propongo una soluzione banalissima. Se tutti coloro che gestiscono degli e-commerce, ma anche importanti, parlo di eBay, parlo di Amazon, parlo degli operatori telefonici, inserissero nell'ambito dell'account personale una discriminante disabile, e permettessero di caricare quei documenti che dichiarano uno stato inequivocabilmente stabile, esisterebbe un Black Friday in cui io acquisto con un click nell'immediatezza che è propria di tutti i clienti dell'e-commerce. Riesco a rendere l'idea. Sì, non lo sapevo neanche io, guarda, mi hai detto una cosa nuova, perché è un bel, poi farò partecipare al post sicuramente su LinkedIn anche degli esperti di settore, perché mi farebbe piacere aprire un tavolo di dialogo, Allora, solo online, ma anche fisico con le istituzioni su questo argomento. ti do un elemento di valutazione in più che sarà una curiosità anche per chi ci ascolta. Amazon, che ha un'organizzazione ineccepibile, applica molto bene l'IVA al 4, ma solo sui prodotti venduti e spediti direttamente da lui. Allora io mi Non chiedo, ho capito chi, scusa. Ok. Amazon, allora dicevo, Amazon applica molto bene la riduzione dell'IVA al 4 su tutti i prodotti legittimamente con IVA riducibile, purché spediti e venduti da Amazon. Ma domanda, siccome in Amazon possono anche vendere altri operatori commerciali, perché l'account Amazon di Carlo Filippo Follis non può aver precaricati determinati documenti legittimi, e Amazon non obbliga quei venditori che devono comunque operare a termine di legge come lui stesso opera? Cioè, è inaccettabile che anche perché Amazon, tenendo la contabilità, dare e avere sull'incasso del bene venduto, sono in grado di corrispondere e di segnalare come il suo covenditore deve fatturare. Questa è una barriera che, non essendo architettonica,
si risolve nel giro di 6 mesi. E per citare un'altra realtà, citiamo eBay, ma citiamo anche una terza realtà che è protagonista nel mio libro, nel capitolo dedicato all'e-commerce, TIM. Io sono cliente TIM da tutta la vita. 2 anni fa ho chiesto a TIM: mi vendi l'iPhone X localmente, però con l'IVA ridotta al 4? La risposta è stata no. Come no? E no, se lei lo vuole con l'IVA ridotta lo paga in un'unica soluzione. Cioè, ci rendiamo conto che il più grande colosso italiano, colui che gestisce anche le reti per tutti gli altri operatori, non ha saputo fare un calcolo in più e quindi calcolare il ratio con IVA al 4. No, vabbè. Cioè, ci rendiamo conto che 20 anni fa il cellulare era dato in dotazione all'automobile speciale realizzata da Fiat o da un'altra casa automobilistica come strumento di soccorso per il disabile in caso di necessità. E alla soglia del 2020 noi non possiamo acquistare o nel Black Friday o durante tutto l'anno alle condizioni che la legge 104 del 92 impone. Cioè non è una scelta economica, non è un'offerta promozionale, è l'applicazione di una legge. È così. No, E poi cerchi poi dimmi. ti dicevo, è così. Ti volevo chiedere anche una cosa, mi è venuta in mente per farti l'ultima domanda, se riusciamo a chiudere con questa domanda, perché abbiamo dato tantissimi spunti, poi magari possiamo fare i successivi video. LinkedIn, tu utilizzi LinkedIn. Secondo te, taggerò addirittura il CEO, il country manager, scusami, italiano. In questo posto, perché LinkedIn, e voglio che comunque qualcosa cambi. Io secondo me le cose cambiano dai piccoli passi, non dalle grandi cose. E ti dico, voglio chiedere, immagina di avere lui davanti. Cosa chiederesti a lui, che è portavoce in Italia LinkedIn, per poi andare a parlare con la casa madre, rispetto all'utilizzo di LinkedIn per i disabili? Quali cose vanno cambiate? Quali strumenti vanno implementati a livello mondiale, secondo te, per facilitare la tua comunicazione da ex imprenditore e da, in questo caso, scrittore, da divulgatore? Allora, io non faccio un'analisi strutturale o di utilizzo perché ogni disabile ha le proprie difficoltà e proprie esigenze, però lancerai una bella idea a questa persona. LinkedIn è il social network di chi fa impresa. Riuscire a estrarre dal mazzo tutti gli imprenditori disabili potrebbe creare una community che proponga tramite LinkedIn soluzioni non solo italiane, ma soluzioni planetarie per un mondo del lavoro molto più congruo alle necessità del disabile, perché ricordiamo che molti disabili sono lavoratori. Purtroppo, nel momento in cui tu diventi imprenditore e sei disabile, diventi anche quello che
io nel libro definisco come tamponi, cioè soggetti nascosti, perché in qualche modo devono dimenticare la loro disabilità. È sbagliato, è vero che avete fatto tanta fatica per affermarlo, ma è anche vero che se voi portate i vostri know-how, i vostri consigli al mondo, il mondo si adeguerà meglio a quelle esigenze che